Allora, il tema aiuti è un tema molto importante, molto caldo, come potete capire in questi giorni. E noi ovviamente ci stiamo prodigando, come tutte le altre scuole, non solo a fornire il nostro servizio, ovviamente analogamente a quello che facciamo normalmente, con le dovute proporzioni e le dovute differenze. E dall'altra parte stiamo chiedendo sul fronte pubblico, vari tavoli di lavoro sono attivati per la questione dei sostegni, che io sappia alle famiglie ovviamente stiamo parlando, noi questo stiamo chiedendo, non un sostegno alle Alle scuole, scuole. ma un sostegno alle famiglie, perché oggettivamente devono continuare a poter sostenere le realtà paritarie che altrimenti ovviamente non riuscirebbero a fare poi il loro servizio pubblico, però devono farlo a loro spese. Quindi questo come succede tutti i giorni. E infatti noi stiamo semplicemente cercando di sensibilizzare le istituzioni a due livelli, uno regionale, abbiamo a breve un tavolo proprio anche con la regione per cercare di capire come poter intervenire direttamente e a che livello, e un altro tavolo a livello nazionale, con tutte le altre sigle, diciamo così, realtà che gestiscono scuole paritarie a livello nazionale, per cercare di capire se il governo può in qualche modo sostenere direttamente le famiglie e in che forma. Io penso per esempio a quello che accade già in Regione Lombardia, dove già normalmente, non in situazioni di crisi come queste, di emergenza, esiste un buono scuola, esiste un sostegno diretto della regione alle famiglie che possono decidere di spendere questo loro buono che gli viene dato nelle scuole che meglio ritengono. Per cui secondo me questa è veramente l'occasione, questa situazione drammatica è però un'occasione importante per far capire che quello di cui ci sarebbe bisogno è che le istituzioni sostenessero davvero le famiglie per la libertà di educazione. Questo è quello Questo che dice anche fuori dall'emergenza. anche fuori Potrebbe. dall'emergenza, questa è l'occasione per rendersi conto che il nostro servizio è un servizio veramente pubblico e io mi auguro anche di qualità, e questo si vede forse ancora di più in questo momento, e dall'altra parte però questo va tutto a pesare sulle spalle delle famiglie e questa è assolutamente una cosa che in questo momento è Anche inammissibile dal perché nostro punto sappiamo, di vista. Paolo, e soprattutto immagino per prima ce lo puoi confermare, il momento in cui anche tante famiglie, pensiamo al nostro territorio riminese, decidono per la scuola paritaria, che sia quella della Caris, ma anche di altri Certo, soggetti, di si altre fanno i realtà. conti, no? Nel senso, uno guarda il proprio budget familiare, dice magari rinuncio a questa cosa perché ho piacere che i miei figli possano fare questo tipo di esperienza educativa. È chiaro che in una situazione come questa, dove per molte famiglie, anche del nostro territorio, vengono a mancare le risorse per il momento di un mese, ma forse chissà poi quando l'economia ripartirà. Certo. È chiaro che è una domanda profonda perché insomma il bene primario lo sappiamo per tutte le famiglie sono i loro figli, però è chiaro che deve Assolutamente. essere sostenibile. Quindi quello che dici tu dal ministro, diciamo dall'Azzolino, da altri del governo sono arrivati anche tramite insomma i vostri riferimenti nazionali qualche indicazione, Rassicurazione. rassicurazione per le Allora, famiglie. dico la verità, purtroppo ancora nessuna conferma e anzi nei pochi momenti qualcosa è arrivato del tipo noi rispondiamo di quelle che sono le realtà statali, delle realtà paritarie non possiamo disporre, quindi questo purtroppo sono risposte che per adesso ci hanno lasciato un po' perplessi da questo punto di vista, per questo ci siamo mossi subito e ribadisco, io sono molto d'accordo, cioè non è il problema appena di marzo o di aprile, il problema è un tema di se io penso, sto pensando di più a settembre, cioè sto pensando di più al Certo. fatto che le famiglie possano continuare a fare questa scelta. Perché magari in qualche modo adesso con qualche supporto straordinario che io mi auguro comunque arrivi, e poi comunque con l'impegno che le realtà paritarie stanno già mettendo in campo, perché io dico questo, cioè le realtà paritarie si stanno già muovendo autonomamente per provare a, come dire, fare, diciamo così, non so neanche come chiamarli, sussidi, nel senso riduzioni delle rette, ecco, diciamo così, sui livelli soprattutto più sensibili, no? Livelli più bassi, di infanzia, eccetera, come stanno facendo ovviamente le realtà anche statali, dove però lo fanno ovviamente con i soldi pubblici, noi lo dobbiamo fare Con le con vostre quello che, entrate, e esatto, infatti. col lavoro dei nostri dipendenti e con i sacrifici delle nostre famiglie, perché questa è l'altra cosa. Poi nostre, delle famiglie, perché non è che sono nostre queste famiglie, sono le famiglie di Rimini, sono le famiglie di tutte le zone vicine. Quindi noi stiamo cercando di capire, di mettere in piedi qualcosa di duraturo e nell'immediato ovviamente di emergenza, ma anche un po' più sul medio-lungo termine, cosa che
questa crisi chiederà. Esatto, me. Beh, diciamo è fondamentale, insomma, l'iscrizione a settembre, che sappiamo poi è fatta un anno per l'altro, quindi insomma, o anche le nuove iscrizioni che magari erano già state fatte e che quindi anche rispetto alle scuole, insomma, delle diverse realtà paritarie muovevano anche un certo tipo di organizzazione, in questo momento lascia tutto un po' smarriti. Paolo, ti volevo solo chiedere... Sì, ci segnalano, non so, chiedo alla regia, ma alcuni problemi audio, dicono che la voce va a scatti, quindi non so se si può verificare. Invece Paolo, ti volevo chiedere, come vi siete attrezzati, immagino dopo il primo momento di smarrimento per tutti, nel momento in cui le scuole sono state chiuse, per stare vicino ai vostri studenti, visto che tu conosci molto bene la realtà dei due licei Caris, però in realtà poi conosci tutto il percorso scolastico. Come siete mossi? Così usciamo anche proprio da questo tema più economico, per tenere vivo proprio anche il motivo per cui dicevamo queste cose, cioè l'impegno educativo. Ma infatti è questa la cosa interessante, perché mi viene da dire che si può chiedere un sacrificio a tutti a fronte di una proposta seria. Non sarebbe mai, a noi non ci piace ragionare nell'ottica dell'assistenzialismo, ci piace ragionare nell'ottica del dire: noi sappiamo cosa stiamo proponendo, sappiamo il valore di quello che facciamo, perché ce lo ridanno i nostri genitori, i nostri studenti, ce lo restituiscono da con il loro, diciamo così, gradimento e anche con la loro vicinanza, e questo è quello che ci dà forza per dire: continuiamo a farlo e continuiamo a farlo sempre di più. Noi abbiamo fondamentalmente dal nido ai licei, è chiaro che diciamo, i livelli più difficili sono stati il nido e l'infanzia. Allora, sull'infanzia e sul nido ci siamo mossi subito e lo stiamo facendo ancora, facendo non solo dei video didattici, nel senso che le maestre stanno facendo una favola al giorno, e abbiamo un canale dove li trasmettiamo direttamente ai genitori in modo anche sicuro, cioè che loro possono essere tranquilli, anche le maestre, di stare comunicando solo con i loro genitori e non ovviamente sparato così in rete, anche se abbiamo già cominciato a condividere i video più belli sulla piattaforma YouTube e aperti tramite il nostro canale Facebook, perché abbiamo proprio pensato che le cose più belle che abbiamo prodotto potessero essere utili anche a altri bambini, e ci stanno arrivando molti ritorni anche da questo punto di vista qui. Alle elementari è cominciato da subito ovviamente un lavoro di consegne, diciamo così, di compiti giornalieri, no? Per cui i bambini hanno, tanto io in casa ho due figli alle elementari, esatto, esperienza diretta del fatto che tutti i giorni hanno un carico di lavoro adeguato, e le maestre tutti i giorni, sia all'inizio della giornata che alla fine della giornata, raccolgono i loro feedback, e spesso si videocollegano anche con parte o tutta la classe per fare proprio o correzione o per, come dire, insieme provare a sostenere questo lavoro che ovviamente i bambini erano abituati a fare con la maestra di fianco tutto il tempo. Quindi adesso un po' col supporto sempre delle famiglie e un po' col supporto di questi strumenti tecnologici, che comunque i bambini, devo dire, sono anche abbastanza contenti di usare di per sé a questa età. E invece sulle medie e licei c'è proprio un programma di lezioni. Tutti i giorni noi abbiamo un orario, alle medie avevamo fatto un orario con ore un pochino più compresse, perché ovviamente stare 60 minuti davanti a un monitor, allo schermo per certo, una sola, e quindi abbiamo fatto un quadro orario adeguato, abbiamo rifatto tutto l'orario con la coordinazione di tutti i docenti, che si sono dati una disponibilità totale a ripensare le loro ore di lezione e a ripensare anche proprio il loro modo di insegnare, perché un conto anche lì è avere una classe, è un conto essere davanti a uno schermo e dover dialogare con tutte le forme che ci sono. E ai licei uguale, abbiamo un programma settimanale che tra l'altro proprio in questi giorni sto riguardando con i miei docenti, perché settimana per settimana confermiamo, cambiamo, riverifichiamo, perché deve essere è una cosa nuova per tutti. Paolo, quindi... l'ultima cosa che ti chiedo, intanto grazie per averci raccontato, cosa pensi dell'esame di maturità, come andrà a finire anche per i vostri ragazzi di quinta, ma in questo modo ti sfruttiamo un po' come esperienza scolastica, come la vedi? Allora, io vedo questo, è un anno che passerà alla storia, ovviamente, e la cosa che secondo me è importante è che non passi alla storia unicamente, ma lo dico per i miei, proprio pensando alle facce dei miei ragazzi di quinta superiore, non vorrei passasse alla storia come l'anno, come dire, più fragile e più debole di quelli degli ultimi anni, ma vorrei paradossalmente che loro sentissero un compito storico in questo momento, e questo è quello che sto cercando di passare loro quando li vedo, quando mi videocollego con loro, quando faccio lezione, fargli capire che qualunque forma prenderà l'esame, perché ovviamente ancora è veramente tutto abbastanza aleatorio tutto quello che viene detto finché non verrà presa una decisione seria, e qualunque forma prenderà loro dovranno veramente raggiungere la maturità. Cioè, secondo me la cosa bella è che si possa recuperare in questo senso
un'idea di maturità proprio, e infatti sto aiutando loro a dare un giudizio su quello che sta accadendo e sull'importanza della loro presa di responsabilità in questo momento.